Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Ray Jackson e Rinaldo D'Incello, che mi chiedono di parlare del film del 1983 di Tarkovsky, Nostalgia. Nostalgia girato in Italia, vinse il Grand Prix du Cinéma a Cannes con l'Argento di Robert Bresson come ex aequo. È un film molto particolare, scritto da Tarkovsky insieme a Tonino Guerra, un film un'altra volta sull'umanità, la solitudine, sulla ricerca di se stessi. Un film molto particolare, naturalmente, che vive di immagini straordinarie di un'Italia ripresa in maniera splendida nella trama che è questa. Andrei Gorkov è in Italia per fare una ricerca su un musicista russo del XVIII secolo, Andrei Sosnovskij. Insieme a lui c'è naturalmente la sua interprete, la bella esuberante Eugenia. Durante un passaggio a Bagno, Vigoni, il nostro poeta, conosce questo vecchio Domenico, chiamato così il matto del villaggio, perché è stato rinchiuso 7 anni in casa, convinto dell'arrivo della fine del mondo con la propria famiglia. Questo matto, insomma, oltre ad affascinare, insomma, il nostro scrittore, chiede allo scrittore stesso di fare un atto salvifico, ovvero quello di attraversare con una candela accesa tutte le terme delle acque delle terme del bagno Vignoli. Poi la storia si trasporterà appunto con il nostro matto che andrà a Roma e tutto quello che succederà, insomma, lui che litigherà con Eugène fino a un finale particolarissimo. Nostalgia di Tarkovsky è un'opera difficilissima da riscrivere a parole, un'altra volta scritta in maniera notevole appunto sulla vita, la morte, sulla condizione sociale e mentale di cos'è la pazzia, di che cos'è l'amore per la vita e per la morte, la scena meravigliosa in cui un personaggio si dà fuoco davanti al Campidoglio dopo aver fatto quel discorso di fronte ai cosiddetti matti, tra virgolette, anch'essi. È una scena meravigliosa, così come sono bellissime tutte le inquadrature. Grazie anche alla fotografia di Giuseppe Lanci riesce a farci entrare dentro la costruzione, la ricostruzione di questo viaggio, ecco, attraverso un'Italia meravigliosa agli occhi del nostro Targo, che riprende delle cose bellissime appunto che ci riguardano. Quindi è un film che punta appunto sulla nostalgia non solo di chi è emarginato e chi deve lasciare il proprio paese, ma anche di chi deve cercare di liberarsi dalla propria alienazione, di una vita che ti strizza e ti stringe, e cercare anche di rimettersi in pace anche con le persone che ci circondano fisicamente. Un film che parla di vita e di morte lo fa attraverso uno sguardo lucidissimo, per un film a tratti surreale in un certo senso, proprio per un montaggio così perfetto, così interessante, per come riesce a raccordare ogni scena all'altra e per come riesce a essere perfettamente agile negli stacchi, ecco, interne a ogni sequenza. Quindi l'idea della poesia di Tarkovsky, l'idea della poesia tarkovskiana attraverso delle immagini che diventano proprie, che diventano parte di una realtà quasi divina nel film, continuano a nascere in questo pellegrinaggio in questi posti meravigliosi della nostra bellissima Italia, e diventano così enormi nel loro grande schermo, ma così ancora una volta inafferrabile, così come inafferrabile il senso della vita per il nostro buon Tarco. Io più non so che cosa dirvi di un film, secondo me eccezionale, è un capolavoro di intimismo, un capolavoro di trasporto emotivo, e chiaramente è un film di Tarkovsky, una si cerca Tarkovsky, si cerca sempre di trovare qualcosa di interessante al di là dell'inquadratura, al di là della bellezza di ciò che vediamo. Troviamo le solite tematiche di Solaris e Stalker, sono mutuate attraverso lo sguardo, appunto quasi, diciamo così, autobiografico, visto che Tarkovsky era figlio di un poeta, dello sguardo appunto del nostro protagonista, poeta. Quindi un film sui su fantasmi della sua memoria, sui fantasmi della memoria collettiva. Quindi per me un grandissimo film. Il link è qua sotto. Tarkovsky o si ama o si odia. Io naturalmente lo amo, anche quando non ci capisco un cazzo.